Ciao a tutti, buonasera, benvenuti agli istanti di Badminton, esattamente il 13° incontro, il secondo, diciamo, della seconda stagione. C'è sempre qualche nuovo iscritto, scusate per invece chi è iscritto da tanto tempo che si assorbe questa incipit iniziale, ma devo farlo. Gli istanti di Badminton sono dei webinar dedicati ai docenti, ai giocatori, agli appassionati e curiosi, cioè a chiunque. Sono tutti venerdì dalle 9 alle 10, spiego uno o più esercizi. Utilizzate il logo D e R per farmi delle domande oppure vi alzate la mano così vi apro il microfono perché io, voi mi vedete, ma io non vedo voi e voi non vedete neanche gli altri perché questa è Zoom Conference. Se sei un allenatore o comunque un tecnico, è una buona idea scriverti l'esercizio così intanto ti crei un tuo manualino, una personale libreria. Tutti gli incontri precedenti sono stati inseriti nel canale YouTube e sul sito federale. L'attestato per il primo ciclo, il secondo ciclo, la seconda stagione, puoi richiederlo in segreteria a Eliana Passeriti, @badmintonitalia.it. Questo è il manuale, se vuoi acquistarlo, 23 euro spese di spedizione compresa, puoi richiederlo a Giulia Urso, @badmintonitalia.it. Siete già tutti iscritti alla seconda stagione, quindi il link che utilizzate varrà per tutti i prossimi incontri che vedete sono questi. Oggi è il 16 aprile, ce ne sono 4 ad aprile, 4 maggio, 4 giugno, dopodiché poi a luglio-agosto facciamo una pausa e ripartiamo a settembre. Per qualsiasi info, tecnica soprattutto, questi sono i miei indirizzi, ok? Il mio numero di telefono e la mia email federale. Ok. Questo è il sito, ecco, se voi andate qui dentro in istanti di Badminton, poi troverete il contenitore di istanti di Badminton esercizi, lì sono inseriti i video delle puntate precedenti, quindi se qualcuno vuole riprendere quello che è stato fatto, che è un lavoro un pochettino anche più semplice di quello che viene fatto nella seconda stagione, può riprenderlo da questo contenitore, oppure andando su YouTube della federazione, qui c'è playlist. Ecco, cliccando qui c'è gli istanti di Badminton esercizi e qui ci sono tutte le scorse puntate di istanti di Badminton. E comunque ci sono tante altre previste che potete vedere nel canale della federazione. Se volete iscrivetevi qua così vi arrivano le notifiche ogni qualvolta si inserisce un video nuovo. Ok, perfetto. Quindi se volete fare domande, ok? Usate domande e risposte oppure alzate le mani. Siamo alla seconda stagione e per la precisione siamo al secondo episodio della seconda stagione. Se vi ricordate, la prima stagione era finita con degli esercizi di speed training, di velocità in campo. La prima stagione è finita così. La seconda stagione è iniziata di nuovo con l'ultimo esercizio, ad esempio, dello speed training. Mentre adesso per un po' di puntate, tra 4 puntate, vediamo degli esercizi classici che chi gioca a badminton, chi ha giocato a badminton o chi vorrà giocare a badminton e raggiungere un certo livello deve fare, nel senso deve, non è un obbligo, ma sono quegli esercizi un po' obbligati, no? Che si fanno un po' in tutti gli sport, che sono gli esercizi di attacco e difesa. Ok? Quindi vedremo nelle prossime puntate degli esercizi attacco e difesa che si potranno fare 2 contro 1, 1 contro 1, possono diventare partite, ma possono essere anche 3 contro 1, ok? E quindi come modulare o attacco e difesa utilizzando un mezzo al di fuori del badminton che però diventa molto motivante per il giocatore e tiene conto anche di un aspetto che nello sport di situazione, ma nello sport in generale, è fondamentale, cioè l'aspetto fortuna, perché a volte le partite si possono vincere anche su degli errori arbitrali, quindi se è stato fortunato tu, sfortunato l'avversario, o magari un momento di particolare flow dell'atleta, che anche se magari non fortissimo, in quel momento gli viene tutto, immaginate, mette 5 smash sulle righe, colpisce 3 volte il nastro, però passa, cade a piombo e nessuno riesce a prenderlo, a volte si può vincere partite anche così. E anche e per altri avventi fortuiti.
clienti. Quindi ecco, vediamo un pochettino di esercizi sull'attacco e difesa. Vi condivido il campetto, il nostro classico campettino. Ok, allora, il primo esercizio che vi faccio vedere, attacco e difesa, è un classicone, come il cornetto, va bene tutte le stagioni, ed è l'attacco e difesa 2 contro 1, quindi due giocatori contro uno. Quindi, solitamente come si fa? C'è un giocatore, diciamo, a fondo campo, ok, e un compagno, diciamo, verso la rete, ok? Questo vuol dire che il giocatore celeste, il giocatore azzurro, diciamo che coprirà quest'area qua, ok? Diciamo da metà campo fino a fondo campo, ok? Mentre il giocatore grigio, ok, coprirà, diciamo, l'area da metà campo alla rete. Quindi ecco, non si può definire che il giocatore azzurro è il giocatore da fondo campo perché copre fino a metà campo, non si può definire che il giocatore grigio sia il giocatore che si occupa solo della rete, perché quando si parla dell'area frontale del campo, ok, quasi tutti abbiamo in mente quest'area qua, ok, sotto rete. No, ecco, il giocatore grigio, oltre a comandare quest'area, deve andare a comandare anche quest'area qua, che poi quest'area qua è di confine con il giocatore di fondo campo. Quindi vedete che è un po' questa terra qui è un po' la terra di mezzo, un po' la terra di nessuno, dove comunque tutti e due i giocatori, ad esempio se poi si giocherà un doppio, i giocatori sono uno davanti all'altro, dovranno stare attenti, perché se un volano scappa uno, ci deve essere il giocatore dietro che prontamente va a supportare il compagno. Ok, quindi questo attacco di difesa è 2 contro 1, quindi immaginiamo il giocatore celeste che si occupa della parte metà campo fondo campo, il giocatore grigio che si occupa della parte metà campo fino alla rete, e poi c'è il giocatore arancione, poverino, che deve occuparsi di tutto il campo singolare. Ricordo, il campo singolare del badminton è questo, ok? Quindi quello privo di corridoi laterali, come nel tennis, ok? Quindi questo di competenza tutto il campo. Com'è il classico attacco difesa? Si inizia lo scambio, quindi immaginate che il giocatore arancione fa servizio, assolutamente lungo ma anche corto, è uguale, e funziona che i due giocatori qui sono due giocatori che saranno in attacco, mentre il giocatore solo è il giocatore che è in difesa. Quindi lui si troverà ad allenare fondamentalmente i fondamentali della difesa, ok? E quando si difende, uno smash oppure si alza il volano, perché comunque se io alzo il volano, immaginate che qui ci sono prima delle femmine, perché viva le donne, ecco qui ci sono i due feeder e qui c'è la giocatrice in difesa, ecco immaginiamo se riceve la giocatrice uno smash, questa è una difesa corta, però anche un colpo, diciamo, che mette la giocatrice in difesa, qual è? Su quei colpi che dalla rete, ok, portano il volano su in alto a fondo campo. Cioè, comunque, chi alza un volano dà la possibilità agli altri di attaccare. Quindi non è una difesa classica, un lift, perché la difesa è quella che fai su uno smash. Però è un colpo, sicuramente, che se lo fai alto, non è un colpo d'attacco. La stessa cosa a fondo campo. Se la giocatrice riceve il volano e gioca un clear quel colpo che da fondo campo va a fondo campo, se è un clear alto di difesa, ok, non è un colpo d'attacco perché dà tanto tempo all'avversaria qui di poter attaccare. Diverso se è un clear di attacco teso, ok, e che quindi dà meno tempo all'avversario e quindi meno tempo di arrivare bene sul volano e cercare di attaccare. Quindi ecco, dicevo, il giocatore da solo, mi metto il campetto, il giocatore da solo si trova a allenare maggiormente i fondamentali di difesa, mentre il giocatore qui i fondamentali d'attacco, soprattutto diciamo che è a fondo campo. Quindi inizia lo scambio, ok? Immaginiamo sempre le nostre traiettorie, inizia lo scambio, ok? Quindi che ne so, servizio alto, ok? E in questo primo attacco di difesa molto classico, il giocatore azzurro potrà fare o dei drop,
ho dei drop lungolinea, incrociati, oppure degli smash lungolinea, incrociati al corpo. Come potrà difendere il giocatore a arancione? Lì dipende ovviamente che indicazione date voi come allenatore. Solitamente si chiede sugli smash di difendere corto, ok? Sugli smash di difendere corto, sui drop, ok? Quindi questo era il drop, sui drop o di fare un net, oppure sui drop di giocare un lift, quindi rialzare a fondo campo. Quindi pulendo di nuovo un po' il campo. Cosa devono fare i nostri giocatori? Cosa possono fare i nostri giocatori? In questo primo esercizio possiamo dire che il giocatore azzurro o celeste a fondo campo può giocare drop e smash. Quindi, se vi ricordate, il drop e gli smash sono quei colpi, okay, che da fondo campo vanno verso il basso. Okay, questo giocatore a fondo campo, diciamo, può giocare dei drop, okay, oppure degli smash, smash all'attacco, e il giocatore da solo sugli smash difende corto, sui drop, ok, il giocatore potrà o rialzare a fondo campo oppure rigiocare corto. E il giocatore grigio alla rete? Riprendiamo il campetto. Il giocatore grigio alla rete in questo primo esercizio, come modulato, così lo richiediamo noi, su tutti i colpi che riceve lui risponde corto. Ok? Magari all'inizio gli dite risponde solo corto lungolinea, poi se la routine va avanti, se i giocatori sono performanti, se ce la fanno, rispondere anche corto incrociato. Rispondo al corto incrociato vuol dire mettere più nei guai ovviamente questo giocatore. Quindi riassumendo, nel primo attacco difesa, ok, il giocatore azzurro gioca drop e smash, il giocatore grigio, ok, alla rete gioca solo corto, il giocatore arancione sul drop potrà giocare corto, quindi faccio vedere, arrivo in drop da fondo campo, il giocatore arancione risponderà corto. Mentre su uno smash, scusate, su uno smash, il giocatore arancione risponderà corto. Poi se avete voi dire, ok, può rispondere corto, solo corto incrociato, ok, può rispondere anche a uno smash difendendo alto, decidete voi. Allora, anche qui, diamo subito delle piccole, piccole indicazioni, ok? Perché questo classicone del badminton venga meglio. Prendo la racchetta corta per comodità di spazi. Cos'è che possiamo dire subito al nostro giocatore che difende? Allora, se lo smash che difendi è uno smash che ti permette di arrivare in equilibrio sul volano, quindi immaginate, io alzo, sono un giocatore da solo, poi mi metto in difesa, perché comunque di là o arrivo un drop e uno smash, e lo vedrò se il giocatore di là farà un drop e uno smash, perché se salta o carica tanto, ecco, poi può fare la finta, per carità, però mi mostra uno smash, allora io mi metterò bene in difesa. Differente se io alzo magari molto bene, vedo il giocatore a fondo campo un po' in ritardo, poi non carica tanto e gioca il drop, allora invece di fare uno split, quel movimento che fai per prepararti, invece di fare uno split molto ampio in difesa, fai uno split molto meno divaricato. Ma l'indicazione che possiamo dare al giocatore in difesa è questa. Allora, immaginiamo, mi arriva uno smash, mi preparo, se lo smash riesco a prenderlo qui di fianco, perché mi metto di fianco, così vedete, di fianco, quindi in linea con il ginocchio, ok? Decidi se difendere corto lungolinea o corto incrociato, ok? Se lo smash è molto forte, non eri pronto, stavi dormendo, qualsiasi cosa sia successa in difesa e tu ti capita di colpirlo dietro, è una buona idea giocarlo lungolinea, una difesa corto lungolinea, perché da difendere un volano, uno smash dietro il corpo, vedete che il corpo è qua, è
andare a difendere dietro il corpo, ovviamente si può fare, ma è più complicato. Ma soprattutto qual è anche, qui tutto legato alla strategia, alla tattica, qual è il grande perché che non dobbiamo rischiare fare un colpo così? Perché se io faccio una difesa corta e incrociata, con la racchetta dietro, ok, sono fuori balance, fuori equilibrio, mi devo rialzare e poi probabilmente il volano mi arriverà sulla diagonale corta magari, quindi sarà più difficile per me andarlo a recuperare. È un po' il discorso che abbiamo detto più volte nella prima stagione. Occhio a incrociare nel momento sbagliato, perché ti stai facendo del male da solo, ok? Quindi in difesa già dare queste accortezze. E qui si apre un grande capitolo del 2 contro 1, ok? Perché che sia un club, che sia a volte la nazionale, che siano giocatori principianti, che siano giocatori fortissimi, spesso e volentieri, ok, il 2 contro 1 è fatto in questa maniera, ok? Cioè con i due feeder, che siccome sono in due, quindi fanno meno fatica di quello solo, siccome toccano meno volano di quello solo, non sono pronti, non sono motivati. Quindi vedete, solitamente, ok, il giocatore al fondo campo che aspetta così il volano, poi arriva, sì, parte, lo colpisce, poi aspetta, perché intanto magari gioca con quella rete, l'avversario, poi sta così, cioè, scazzato, passatemi il termine, però comprendete molto bene. Uguale quella rete, no? Che aspetta così, con la racchetta bassa, poi vabbè, ogni tanto fa un colpo a rete corto, poi aspetta, a volte viene aspettare così, poi fa un colpo corto, ecco, così non serve assolutamente niente fare l'attacco di difesa così, perché quello solo sì, fa fatica, lui lavora, ma gli altri non lavorano, e poi non essendo pronti spesso poi sbagliano e siamo sempre lì. Se voi decidete che l'attacco di difesa dura 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, non fatelo durare tanto, perché sennò chi fa lo smash da fondo campo si spacca la spalla, anzi invertite i giocatori a fondo campo e a rete durante quei 3-4 minuti. E ecco, cosa succede? Che se l'esercizio dura 3-4 minuti e i feeder non sono pronti, non sono motivati, quei 3-4 minuti fanno un sacco di errori, e loro non dovrebbero farli perché sono i due in campo, vuol dire che chi difende in quei 3-4 minuti magari ha fatto 3-4 difese, perché gli smash non sono arrivati, perché sono in rete, oppure fuori, oppure mal tirati, ok? Quindi immaginate se ho solo 3-4 minuti di allenamento, se ho fatto 3-4 difese, cosa mi serve? Allora, è importante che i feeder, anche se sono lì, ok, non siano passivi. Ma questo è in tutti gli esercizi che proponete. Rendere il feeder più attivo, anche perché almeno capisce che è responsabile della qualità dell'allenamento del giocatore dall'altra parte, ma poi soprattutto perché gli serve di più. Quindi ecco, richiedere ad esempio al feeder a rete, quindi il giocatore grigio, che poi abbiamo detto che copre del metà campo, ma chiamiamo la rete, perché lo chiamiamo così, ecco, partendo dal metà campo, richiedere che lui parta sempre dal metà campo e non che poi va a prendere il volano così, ok? Ma che ogni volta che il giocatore dall'altra parte colpisce, lui fa lo split e va bene a colpire la rete. Va bene a colpire il volano a rete per fare le solette. E chiedetegli, perché almeno si sta allenando sui famosi passi, sui modelli di movimento, chiedete di cambiare lo stile. Quindi a volte vai a rete, diciamo, correndo, camminando, a volte vai a rete perché fai lo split direzionale e usi lo chassé, a volte vai a rete e usi il passo incrociato, uguale dall'altro lato. Giocatore a fondo campo, uguale. Se richiedete che parta dal centro del campo e che vada negli angoli, a volte camminando, correndo, ok? Che vada negli angoli partendo con uno split direzionale, facendo un passo chassé, e poi un passo forbice, vi sto dicendo un po' di combinazioni, andando negli angoli facendo un passo, un split direzionale, un passo chassé e un salto fuori, ok? Cioè, chiedete a questi giocatori, feeder, di allenare negli angoli a loro disposizione le combinazioni di movimento possibili, ok? Che sono, un attimino che lo prendo, che sono quelle,
che spieghiamo bene nei corsi Vola con noi e che c'è anche nel manuale Vola con noi, che sono quelle combinazioni del ciclo del movimento. Cosa vuol dire? Che per ogni angolo, ok, del campo, il giocatore ha a disposizione diversi stili, ok? La corsa, lo chassé, l'incrociato, fare il pivot. E se vado avanti nel manuale, troviamo che per ogni angolo, ecco ad esempio qui c'è scritto a rete sul rovescio, il manuale ci consiglia una combinazione, un'altra combinazione, un'altra combinazione. Quindi una combinazione di movimento per quell'angolo a rete sul rovescio. Abbiamo ben tre. A fondo campo sul rovescio, vedete qua, ci offre il manuale tre combinazioni, poi possono essere anche di più le combinazioni, queste sono quelle più usate, ma possono essere ovviamente anche di più. L'importante è che siano funzionali, che siano redditizie, che non creino poi anche dei problemi a livello strutturale, fisico, vedi soprattutto a livello della colonna e del rachide. Ok, quindi questo era il primo esercizio, 2 contro 1, attacco e difesa, dove si richiede comunque ai due feeder, ok, di fare solo quei determinati colpi, ma di muoversi bene con i movimenti. Si richiede ovviamente poi al feeder anche in difesa di prepararsi bene in difesa, ok, anche qui spesso vedo i giocatori che fanno attacco e difesa, i giocatori in difesa, che in difesa ha la pretesa, ok, di difendere magari un volano che l'ha sulla riga, partendo così, alto, comodo. Ciccio Bello, se tu non scendi, ok, sono bassi in baricentro, là, ok, là non ci arrivi, perché la posizione di difesa ti permette anche di essere molto più veloce, ma di comandare anche meglio il campo, perché comunque tu abbassando la vista, riesci a stare anche sotto il nastro della rete, che spesso ti finisce sopra gli occhi, no? Quindi vedi anche meglio, ma soprattutto c'è tutta appunto la combinazione di movimento con lo split di difesa e i vari tipi di combinazioni di passi, che ti permette di raggiungere la linea, perché le linee del campo sono laterali, il campo è 5 metri qualcosa, il campo era singolo, quindi quelli devi per forza fare questi affondi molto profondi e preparandoli con lo split di difesa. Ok, e questo era, diciamo, il primo modo, quello proprio classico, che fanno tutti. Però lo fanno tutti non curando i movimenti, ok? E un'altra cosa che vi ho già detto, curando anche poco l'aspetto, diciamo, tattico. Se vi ho già detto che il giocatore grigio, se il volano glielo permette, può difendere corto, lungolinea, corto, incrociato. Se il volano non glielo permette, meglio che difenda corto, ok? Perché magari lo colpisce dietro. La stessa cosa vale, ad esempio, per il giocatore celeste, azzurro. Allora, cosa possiamo dire? Guarda che se il giocatore arancione ha giocato dei lift qui nel corridoio, non è una buona idea giocare smash, perché poi in partita gli diamo anche l'abitudine, immaginate che questo fa sempre smash, perché l'esercizio è puoi fare drop e smash, e quindi lui fa drop e smash, ok? Oppure l'esercizio, perché è più limitante, il coach ci dice devi fare solo smash, e lui fa sempre smash. Però questo qua magari è molto bravo, alza sempre molto bene, alza magari sulla riga di fondo, non è poi in partita che tu fai lo smash sulla riga di fondo, perché se in partita fai lo smash sulla riga di fondo, poi sono tutti i tuoi problemi che dalla riga di fondo, ok, immaginate da qua, dalla riga di fondo, tu devi andare a riparare una difesa corta, devi fare un bel po' di metri. Quindi anche qui un po' di strategia, un po' di giocare quel colpo nel momento giusto, nella posizione giusta anche del campo. Quindi se ricevo un volano qui, magari scelgo di giocare un drop. Se ricevo un volano un pochettino più corto, che ne so, magari in quest'area qua, decido di giocare uno smash, che è poi un po' quello che bisognerebbe fare in partita. Poi, in realtà, in partita delle volte giochi da fondo campo, e anche qui attacchi da fondo campo, anche perché è comodo, diciamo che il giocatore è già lì, ok? Però diamogli anche qui l'idea di fare le scelte giuste. Questo qui invece è abbastanza limitato, perché comunque ogni volano che colpisce deve ribatterlo, abbiamo detto, corto, ok? E questo è la prima... Il primo esercizio. Diamo subito una variazione. Aspettate che cancello. La variazione può essere che adesso il giocatore a fondo campo può giocare dei drop, che sono quei colpi che da fondo campo finiscono nella zona frontale del campo, può giocare degli smash, io ve lo sto facendo vedere in lungolinea, ma possono essere anche incrociati, in diagonale, e può giocare anche dei clear, che possono essere clear magari
pochettino più alti, ok? O anche dei clear con una traiettoria molto più incidente di attacco, un po' come ho fatto vedere prima con il campetto, se mi vedete qua il volanino nel monitor, clear di difesa molto alti, clear d'attacco più tesi, con una traiettoria molto più fendente, ok? E un'altra variazione che possiamo dire invece al giocatore grigio è quello che, cancello un po' di linee, il giocatore grigio, lui dalla rete potrà giocare o net, ok, oppure dei lift. Il lift è quel colpo che dalla rete va verso fondocampo, ok? Quindi il giocatore a rete. Cambiamo tappo, che è un maschio, ok? Il giocatore a rete potrà giocare o net, come esattamente prima, oppure dei lift, scegliendo anche qui, come giocatore del fondocampo, di fare o dei lift molto alti o dei lift più di attacco, quindi vedete con una traiettoria molto più bassa. Anche qui diamo un'indicazione al giocatore grigio, che finora ha avuto poche indicazioni, diciamo, strategiche. Allora, se sei un giocatore grigio, immaginiamo che questa è la rete, immaginiamo anche che questa è l'altezza della rete. Se il giocatore grigio colpisce il volano abbastanza alto, va bene, allora può scegliere se fare un net oppure alzare teso. Diverso è che se colpisco un volano un po' più basso, è una buona idea o giocare un net o un lift alto. Questa sembra una stupidata, ma vedo 2000 volte in un torneo ragazzi che vanno sotto il livello della rete, immaginate che questa è la rete, il livello della rete, il volano, rete 1,55, il volano è molto basso e da qui cercano di giocare un lift teso. Hai un muro davanti, hai la maglia della rete davanti, è normale che il volano andrà in rete. Poi dicono, oh, era facile, sì, il colpo era facile, ma l'hai giocato nel momento sbagliato, cioè hai un muro, non puoi superarlo, devi per forza scavalcarlo con un colpo più alto. E spesso quando faccio gli allenamenti nei camp, quando capita, mi dicono la tattica è questa, cioè che negli esercizi sei tu che devi creare quelle condizioni che poi si sono in partita, perché se no già negli esercizi diciamo, ok, fai cosa vuoi, loro fanno cosa vuoi e sbaglieranno nell'esercizio, lo ripetono, lo ripetono, lo ripetono, lo memorizzano, in partita fanno uguale, quindi poi sbagliano. Ed è più facile ancora sbagliare in partita perché sappiamo che siamo sotto stress, c'è il punteggio, c'è l'arbitro, c'è l'avversario, c'è la fidanzata che ci guarda, c'è il coach, c'è il presidente, c'è la medaglia che ci aspetta. E quindi è molto più facile. Quindi il giocatore bravo è anche colui che in allenamento si allena seguendo un pochettino questi criteri. Rimetto il campetto. Ok, adesso si vede. Ecco il campetto. Quindi ecco, vedete che ci sono delle variazioni. Quindi adesso che ci sono delle variazioni, ovviamente il giocatore da fondo, il giocatore arancione, anche lui avrà delle variazioni, perché rispetto a prima, che riceveva solo volani da qua in avanti, perché riceveva o degli smash, ok, o dei drop, adesso il giocatore qui, il giocatore arancione, può ricevere dei lift, okay, che dalla rete vanno a fondo campo o dei clear, diciamo da questo lato, o dei clear, ok? Quindi clear, il colpo che da fondo va a fondo. Quindi capite che adesso il giocatore arancione è maggiormente in difesa perché si trova a coprire tutto il campo. Lì decidete voi, eh? Allora, riceve poi dei colpi da fondo campo, ok? Quindi come potrà ribattere? Se arriva bene sul volano, ok? Quindi se non arriva impiccato, e quindi vuol dire che riesce a arrivare bene con i passi, perché magari ha ricevuto un lift o un clear molto alto, gli diciamo, ok, da lì può giocare il clear. Quindi il giocatore da solo a fondo campo, se riceve un lift o un clear e lui ci arriva bene, lui gioca a fondo campo e ridà l'opportunità a questo giocatore di giocare drop, smash e clear. Diverso è se arriva male sul volano perché ha ricevuto un lift teso, ha ricevuto un clear teso
e quindi sicuramente il giocatore in difesa non riuscirà ad arrivare comodo, comodo a fondo campo, ma arriverà così, immaginate che ha invece quella porcia col fondo campo, ma arriva così, ok, in affondo, cioè sotto pressione, è una buona idea giocare un pull drop, ok, un pull drop. Drop vuol dire colpo, goccia, sappiamo che il drop è il colpo che dà dal fondo campo va verso la rete, il pull drop è uguale a un colpo che dal fondo campo va verso la rete o anche un pochino più avanti, dipende da quanta velocità gli dai, ma che non viaggia alto, ok? Come il drop, questo qua vi faccio vedere il video, questo è il drop, ok? Il drop è un colpo che dal fondo campo va verso la rete, il pull drop è un colpo che dal fondo campo colpito solitamente all'altezza di 40, 50, 60, 70 più o meno, che da fondo campo viaggia teso e cade di solito dopo la linea del servizio, un po' più avanti, un po' più indietro, dipende da quanto lo spingi. E cosa succede? Questo colpo ti permette, poi soprattutto in partita, di levare il castagno dal fuoco, e quindi di non rialzare un volano, ok, ma di tenerlo basso in modo che dall'altro lato non gli si dia troppe possibilità di attacco. Quindi se io arrivo a fondo campo in sotto pressione, cosa posso scegliere? Giocare un clear, diciamo, dal basso, molto difficile perché ci va esperienza, potenza, ottima rotazione dell'avambraccio, ok? Oppure giocare un pull drop. In partita non voglio giocare pull drop, ogni tanto con variazione per carità si alza anche, però il pull drop è fondamentale soprattutto nel livello femminile, a livello di femminile, perché ti appunto ti leva il castagno dal fuoco e fa sì che tu in una situazione di pressione a fondo campo rientri nel gioco in una condizione neutrale, ok? Perché il volano è a metà altezza, quindi io non lo attacco, ma non lo puoi attaccare soprattutto il tuo avversario. Il pull drop, per intenderci, e questo ve lo faccio vedere, lo prendo, eccolo qua, questo è il pull drop di rovescio, ok, eccolo qua, vedete che il volano è colpito, diciamo, sopra la mia testa, quindi io adesso lì sono anche un pochettino basso come baricentro, più o meno sull'1,60, 1,70, ok? Poco sopra l'altezza del nastro della rete. Immaginate che qui ci sia la rete, qui c'è la rete, no? Qui avanti, ecco, se noi potessimo portare la rete più a fondo campo, ecco, la rete avrebbe questa altezza qua, e quindi ecco il volano è colpito, diciamo, in prossimità del nastro. E in questo momento il giocatore non è estremamente sotto pressione perché non è non sta colpendo il volano a fondo campo quasi a terra, lo sta colpendo in situazione di media pressione, ok? Come vedete adesso qui, vedete qui a destra, ecco, qui c'è un filo che mi lancia un volano qui a fondo campo, io lo colpisco sotto pressione, vedete questo pull è un pull drop, è un colpo che viaggia teso e va a cadere al di là della linea del servizio. Un colpo che durante i corsi Vola con noi viene spiegato nella tappa Vola con noi celeste, che è la prima tappa del secondo livello. Vedete? Di solito cade in questa zona qua dipende un po' quanto lo spingi, in base anche a dove si trova l'avversario in campo. Questo è il pull drop di diritto, ok? Analogamente, anche dall'altra parte del campo, dall'altro lato del campo, c'è il pull drop di diritto, scusate, ho detto di diritto prima, quello del pull drop di rovescio, scusate, sono fuso, quello del pull drop di rovescio, questo è il pull drop di diritto, che ha lo stesso scopo, ok? Vediamolo. Vedete che l'impatto, vedete, è più o meno 1,70, ok? Io sono alto 1,78, sono un po' abbassato, più o meno l'impatto è a livello del nastro, è poco sotto, a livello poco sopra. E vedete, qui a destra
ricevo un volano qui a fondo campo, sono in situazione di media pressione, perché lo colpisco di fianco all'orecchio, il volano, diciamo, e questo volano viaggerà teso e cadrà qui, in questa zona del campo. Ovviamente si può fare l'ombolina incrociata, qui nel video si vede l'ombolina. Ok? L'ombolina incrociata 1%, questo l'ho tirato particolarmente lungo. In base a quanto violenza gli dai, lo fai cadere più corto o più lungo, dipende anche sempre dall'occasione. Ok, quindi ecco, ritorniamo un pochettino al nostro esercizio di prima. Quindi abbiamo detto che il giocatore azzurro, celeste, può fare il clear d'attacco o di difesa, quindi più alto o più basso, il drop, lo smash, il giocatore grigio, come l'esercizio prima, può fare net o il lift, alternando in lift alti e in lift più tesi. E il giocatore adesso arancione, ricevendo questi colpi a fondo campo, può ribattere o con un clear, okay, un classico clear, cioè colpito alto sopra la testa, può ribattere con un pull, okay, o lungolinea o di rovescio, può ribattere anche se è molto bravo, anche se l'ho già detto, ma qui in questa notizia non c'è, può ribattere con un clear, diciamo, tirato invece che da sopra la testa, da sopra la mano. Difficile, perché vuol dire che a questa altezza qua, ok, questa è la rete 1,55, abbiamo detto che il pullo più o meno si colpisce a questo livello qua, no? Se la rete la portiamo a fondo campo, 1,55, il pullo colpisce a questa altezza, diciamo, da qua a qua. Quindi il pullo è quel corpo che è colpito, poi viaggia teso e cade qui, piuttosto che qui. Ok, piuttosto che qui. E differente è se io ricevo un volano che è sotto, molto sotto l'altezza della rete, quindi nel pull io sono mediamente sotto pressione, ma se voglio fare un altro colpo e sono molto sotto pressione, perché magari colpisco il volano qua, a questa altezza, ok? E lì ci sono due colpi, puoi fare uno è quello di fare un clear, appunto, come ho detto, sopra mano. E quindi portare il volano a fondo campo, però capite quanto sia difficile, sono 13 metri di campo, colpirlo da sotto è molto difficile. Lo fanno i giocatori che tanti anni che giocano, con una buona tecnica, più maschietti che le femminucce. Oppure qui già ti deve fare un colpo che spesso e volentieri viene soprannominato il salvavita, cioè fai un po' cosa vuoi, cerca di buttare il volano di là, perché lì non c'è tecnica, basta buttarlo di là, quindi a volte si vede nei giocatori che fanno delle cose che sono al di fuori della griglia dei colpi classici del bunker, quindi anche magari queste cose qua sono qui in fondo, ok? Sbracciano anche, cioè devono salvarsi da quella situazione di grande pressione e cercano di allontanare il volano il più possibile da loro. Quelli bravi, molto bravi, anche in situazione di estrema pressione a fondo campo, da qui riescono a fare dei colpi che attraversano il loro campo e finiscono magari corti a rete, incrociati a rete. Ecco, non sono colpi che si studiano nei corsi allenatori, quelle sono tutte variazioni, ok? Sono colpi che esistono. Non convenzionali, not conventional stroke, come li chiamano gli inglesi o i danesi. Ok? Bene, abbiamo visto, diciamo, la seconda variazione di questo attacco difesa. Ecco, spesso e volentieri, anche ad alti livelli, ci si ferma al primo esercizio che vi ho fatto vedere. E la cosa che dobbiamo invece evitare, e quando soprattutto il livello dei giocatori è buono, okay, di continuare ad annoiarli con gli stessi esercizi, perché poi non rendono anche più. E poi soprattutto di rendere gli esercizi il più spendibili possibile anche in partita. Quindi io ho già fatto vedere un esercizio con le possibili anche variazioni di movimento. Un secondo esercizio, quello di poco fa, vediamo il terzo. Allora, il terzo, che è l'ultimo della serata, è sempre il nostro classico esercizio di attacco e difesa 2 contro 1. Vado a prendere il campo quello. Esercizio di nuovo 2 contro 1. Ok, siamo arrivati, diciamo, alla terza variazione, quindi anche nella stessa sessione di allenamento, diciamo, ragazzi, ok, adesso facciamo un primo esercizio, come vi ho mostrato, ovviamente. Ci si cambia, i giocatori ruotano in campo, quindi l'arancione prende il posto del celeste, il grigio prende il posto del celeste, il posto dell'arancione, e via dicendo, li fate girare, li fate ruotare. Poi adesso variazione 2, come ho fatto io prima, variazione 3. Allora, variazione 3, come è molto semplice, e come la 2 a livello di colpi,
gli diamo un suggerimento più da partita che il giocatore arancione, perché dobbiamo tenerlo sempre in difesa quando in partita poi non sarà una situazione di difesa. Mi spiego meglio. Abbiamo detto che il giocatore grigio può fare lift, ecco, ma se fa un lift corto che cade qua, perché lui deve rigiocare lungo? Perché in partita, se questo lift è corto e lui arriva bene, bene sul volano, quindi ci arriva con la possibilità di attaccare, perché devo rigiocare alto? In partita sarebbe stupido, sarebbe un errore di valutazione, ok? La stessa cosa il giocatore celeste. Se mi gioca un clear, che abbiamo detto che può farlo, ma per qualsiasi ragione il suo clear è corto, quindi parte da qua, oh, signora, parte da qua e finisce qui, corto, oppure gioca in diagonale e finisce qui, corto. Perché in questa fascia del campo dove mi trovo devo giocare io come giocatore arancione, devo andare a raggiungere questo clear, ok, di nuovo raggiungere questo clear e rigiocare di nuovo un colpo alto e quindi ridare la chance al mio avversario in partita di attaccare. No, diciamo in questa terza variazione della difesa che il giocatore arancione, qualora riceve dei lift poco profondi, dei clear poco profondi, può attaccare. Ok? Quindi qui c'è anche un lavoro di consapevolezza di osservare il colpo, perché ragazzi, ragazze, il giocatore bravo, che è colui che si rende conto di quello che succede in campo, non è che fatto il colpo dice, boh, sono a posto, il mio lavoro è finito. Valuta immediatamente, e ha pochissimo tempo nell'arbitro purtroppo, valuta immediatamente la qualità del suo colpo. Come posso valutarlo? Innanzitutto lo sento. Perché io lo sento se un volano esce bene dalla racchetta e lo sento dal suolo, prima cosa. Difatti chi gioca che è sordo ha questo svantaggio anche di non sentire il volano colpito, ma neanche di sentire il boom del volano colpito dall'avversario. Quindi per lui è più difficile prendere dei punti di riferimento. Così ho fatto anche una riflessione su quello. E, dicevo, lo senti un colpo se esce bene dal suono del volano? Lo senti anche come reagisce sulle corde, il giocatore bravo, ok? E lo vedi, perché voglio dire, se io gioco, sono a fondo campo in questo esercizio, sono giocatore, la giocatrice qui, e lo vedo se il mio volano cade lungo o cadrà corto. La stessa cosa deve fare il filo della rete, ok? Se gioca un lift, lo sente, lo vede, ce l'ha nelle dita se sarà un lift bello a fondo campo, piuttosto che un lift più corto. Quindi entrambi i giocatori, ma anche lui ovviamente, devono valutare in pochissimi millisecondi a volte, o qualche secondo, o un secondo, cosa succede. Perché se, abbiamo detto, questo giocatore riceve dei volani che si possono attaccare, loro non devono stare più così, ma si devono appaiare e verrà data a questo giocatore la possibilità di attaccare. Quindi vedete che siamo passati da un attacco di difesa dove solo loro attaccavano, a dove anche lui ha la possibilità di attaccare, che è quello che succede in partita, perché in partita non è che in attacco e difesa succede che io gioco, sono sempre in attacco per 5 minuti e poi sono sempre in difesa. Anche quando giochi con il giocatore più scarso, ok, questo giocatore più scarso, prima poi ti metterà in difficoltà, prende una stecca, fa il colpo della vita e quindi ti metterà una volta in difesa, ok? Quindi mi chiedo che senso ha fare delle grandi esercitazione di attacco di difesa dove fai attacco di difesa per 10 minuti. Va bene, se vuoi allenare la difesa all'inizio sì, ci sta, ma quando questi sanno fare tutto, ok, sono giocatori bravi, devi fare degli esercizi molto, molto più performanti. E vi ripeto che questo spesso non si fa, ok? Non solo a bassi livelli, anche a livelli più alti. Quindi ecco, e termino, che sono le 21:49, ok? L'esercizio è 2 contro 1, un giocatore avanti e un giocatore indietro. In caso il giocatore da solo riceva dei volani qui, può attaccare e quindi i giocatori si devono appaiare. Ok? Appaiare, ok? Questo giocatore proverà a vincere lo scambio stando in attacco e qualora lui perda l'attacco, perché magari il giocatore grigio ha fatto un bel colpo alla rete, veramente molto corto, e lui,
risponderà lungo, molto alto, allora si ritorna alla conformazione di prima, magari in questo caso va il grigio dietro, con i giocatori non più appaiati side by side, cioè uno di fianco all'altro, ma due contro uno, con loro che avranno più il pallino dall'attacco e l'arancione più il pallino della difesa. Ok? E io avrei terminato. Come vi ho detto, questo è, siamo partiti da un grande classico dell'attacco-difesa. Nelle prossime episodi vedremo come può ancora variare. Poi io vi sto dando degli esempi, tanto sempre degli esempi di campo testati, ok? Testati su me stesso e testati su altri, che funzionano. E poi da lì, ecco, con la vostra fantasia, quello che ho detto, si diramano tutta un'altra serie di idee, di esercizi. E di variazioni che volete fare. Io dico sempre che gli esercizi ne possono nascere molteplici. Io ogni sera cerco di darvi almeno due o tre esempi, ma solitamente sono di più le variazioni. Ed è tutto fieno che cercate di mettere in cascina, soprattutto per chi allena sul campo, da sperimentare. E ripeto, se qualcuno qui, e ce ne sono tanti, sono insegnanti di educazione fisica, che magari il badminton lo sfiorano, o però sono insegnanti che poi magari al di fuori dell'ora curriculare, scuola di scienze motorie, insegnano la pallavolo piuttosto che il calcio, piuttosto che un altro sport. Comunque prendete questi spunti e riadattateli ad altri sport, perché comunque le idee, okay, i concetti si possono comunque trasferire. Okay? Bene, allora io avrei finito. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo venerdì prossimo, sempre dalle ore 10, con di nuovo la continuazione di questo attacco e difesa. Grazie a tutti e un buon weekend a tutti. Ciao, buona serata.